Sembrate dritti. Preghiamo, ci proviamo. Ci proviamo, gente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere dal titolo, oggi vi recupero di novembre. Spero che sia migliore la qualità del video perché ho cambiato telefono e sto usando di nuovo la telefotocamera interna, però mi sembra che la qualità sia molto migliore rispetto appunto a prima. Vedremo poi post-produzione. Comunque, partiamo subito con tutti i recuperi del mese di novembre, che sono veramente molto pochi rispetto al solito, però sono molto interessanti. Manga della Star. Per la Star ho recuperato il volume 6 di Tokyo Alliance. Adoro questa copertina, l'ho già letta, poi vi faccio sapere cosa ne penso. Prezzo di 6,50 euro con sovracoperta e 0 pagine a colori. Poi abbiamo Promise Cinderella volume 3, finalmente sono riuscita a recuperarla anch'io perché non c'ero riuscita ad ottobre. Star 6,50 euro, un bel volumaccio, un bello veloce 18. E poi abbiamo la Signor Perfection numero 8 della Sumore Shita al prezzo di 5,90 euro. Invece questa è una micro sottilettina, veramente molto piccola, sovracoperta, 0 pagine a colori. Mi piacciono un sacco questi volumi della Star perché tutti sono super super flessibili. Poi ho recuperato per la J-Pop, ho recuperato solo i due volumi, ovvero Il mio matrimonio felice numero 4 al prezzo di 6,50 euro con sopracoperta, tra l'altro copertina bellissima, la adoro, sotto ai soliti sketch e informazioni valide sul periodo storico. E poi abbiamo la pagina a colori con appunto anche l'indice, anche questo ho già letto, poi per sapere cosa ne penso. Poi abbiamo il volume 1 di Diadra Speziale, ma questo è l'edizione limitata, variante eccetera eccetera, al prezzo di, non ci sta scritto, ah sì, 6,50 euro. La variante edition che è uscita, mi sembra Luca Comics, se non vado errata. Io ho ovviamente il volume 1 classico, però ho voluto, io non sono un amante delle variant, non sono che devo avere tutte le variant di un determinato opera, però Diario Speziale è un'opera a cui voglio veramente molto molto bene. Ci tenevo davvero tanto a avere il volume che avesse in copertina i due protagonisti, quindi okay, ho optato per il recupero. È uscito lui. È uscito lui, cioè è uscito Magus of the Library numero 7 di Mizu Izumi, e se sono deciso di Seven Garden, quindi questo 7 volte, però net manga al prezzo di 7 euro. È un volumazzo, io devo ancora leggere il volume 6 e poi leggere il volume 7. Sto andando molto ridendo con questo manga perché ovviamente esce un volume, uno, due volumi l'anno all'incirca, quindi proprio scialla scialla ci vado praticamente, che sennò diciamo che potrei dimenticarmi qualcosa. Difficile perché comunque nonostante la storia sia, appunto, nonostante i volumi escano 2 volte l'anno, io la storia non me la dimentico. Cioè appena apro un volume, subito tac, da lì mi ricordo dove siamo arrivati. Quindi lui appunto con i suoi disegni stupendi. Recuperone Goen. Recuperone Goen, ci ha fatto veramente. Allora, ho recuperato il volume 2 e 3 dei racconti della famiglia Tendo di Ken Saito al prezzo di 5,95 euro. Purtroppo, comunque, allo stato attuale questo volume, oltre ad essere in corso, è tutto Goen. È un po' che non esce il quarto volume, quindi non si sa bene se avremo effettivamente un quarto volume prima o poi. Però ve ne parlerò bene di quest'opera in prime impressioni poi a dicembre. Poi, sopracoperta, 0 pagine a colori. Finalmente ho recuperato, sono usciti, sono riuscita a recuperare il 4 e il 5 della Casa del Sole al prezzo di 5,95 euro, sempre sopracoperta, 0 pagine a colori. Questo è un manga che aspettavo le uscite prossime, veramente da veramente tanto, tanto, tantissimo tempo. Sono troppo contenta di queste 2 uscite. E poi ho recuperato questo fumetto, di cui non vi ho mai parlato, perché era un manga che non pensavo mi ispirasse così tanto, però vedevo sempre in libreria, non in fumetteria, vedevo in libreria, dicevo, non lo so, ma poi l'ho trovato scontato su IBS, per caso un ordine, sto scontato su IBS, l'ho preso lì. Parlo di Primavera Maledetta, volume, storia conclusiva in 2 volumi, Goen 7,50 volume. Ed è una storia un po' particolare perché parla di lutto e superamento di esso. È molto particolare come storia, però mi ispirava molto. Non so, mi sapeva un sacco di trama. Non chiedete, non lo so. Poi vi farò sapere appunto cosa ne penso. Anche, questo ha le paginette a colori che le ho viste adesso. Sovraccoperta e pagina a colori. Questa qui del primo volume. E
Questa qua, molto carina, del secondo volume. Non lo so, ho un'aspettativa per questo manga altissima proprio. E per quanto riguarda i manga abbiamo concluso qui. Passiamo ai libri. Che sono 6. Non ho recuperato niente questo mese praticamente. Allora, primo libro che ho recuperato è stato Shanghai Immortal della Hei Yai Chao, non so come si pronuncia, Hei Chao, non lo so, edizioni EO. Io ero super contenta di vedere questo volume perché appunto l'avevo visto e ho detto sì, narrativa asiatica è fantastico, io credevo fosse un volume autoconclusivo. No, è il primo della trilogia, cioè io nella mia testa, ve lo giuro, ero proprio straconvinta che fosse un volume solitario. No, il primo della trilogia, ci sono rimasta di merda quando l'ho letto. Non l'ho ancora, l'ho solamente un po' sfogliato, carino, non gli ho dato ancora neanche un'occhiata, diciamo, alla scrittura, quindi non so dire assolutamente nulla. Mi sembra che sia un fantasy comunque con in mezzo i vampiri, le volpi. Boh, poi vedremo. Questo veniva 21,90 euro, l'ho preso scontato perché avevo dei buoni sconto, quindi l'ho pagato un po' di meno. Ma a voi non me ne frega niente. Come è stato annunciato, io ho detto non posso non prenderlo, non posso non prenderlo. Xoxo di Axio, e che fa un po' rima, stessa autrice della ragazza che cadde in fondo al mare, che è uscito quest'anno, mi sembra in primavera. Stessa autrice, però questo è Oscar Fabula, quindi non costa tantissimo perché costa 15 euro. Ed è un romantico, è un romance. Fine, è finito lì, un romance però ambientato in Corea. Quindi non potevo lasciarlo lì, cioè mi ispirava tantissimo, quindi poi lo leggerò e vi dirò cosa ne penso. Primo libro dell'Atmosfera Edizioni Yaqui Studio, di questa casa editrice ho una sfilza infinita di titoli in wishlist, ma non ho mai acquistato nulla fino ad oggi. Fino ad oggi perché c'è stato 15% di sconto sui libri e quindi ho voluto approfittarne. Ci ho preso questo, che ha il cuore dell'amore e del rispetto di Kim Kum-hee. Penso, non ne ho idea, che questo titolo è molto molto interessante. Questo libro parlerebbe, andata la luce se n'è andata, questo libro parlerebbe di una donna che è stata punita perché ha aderito a uno sciopero in cui appunto difendeva il contratto, diciamo, della propria azienda in cui lavorava e quindi viene relegata a uno dei più infimi compiti, quello di distribuire cancelleria. E durante questo compito praticamente lei verrà a contatto con un ragazzo, con una persona molto particolare che ha diciamo che nel suo piccolo fa qualcosa per gli altri in maniera un po' particolare. E questi due insieme riempiranno un po' i loro vuoti. Questa è la trama principale del libro, non lo so, a me ispirava tantissimo. Ho letto recensioni super positive su lui, quindi ho voluto assolutamente recuperarlo. Poi lo leggerò prima o poi. Sempre di narrativa asiatica, l'ultimo titolo che ho recuperato, ma in realtà questo l'ho preso in scambio, infatti è veramente orrendo come titolo, è I peccati della geisha di Kyoto, edito Newton, che è senza sovracoperta, tutto. Ok, altro che usato, e l'ho avuto in scambio quindi non mi posso più tanto lamentare. Non sento parlare veramente molto bene di questo titolo, nonostante un'altra ragazza con cui l'ho scambiato mi ha detto che è orrendo. Boh, vedrò effettivamente, però a me ispirava quindi l'ho preso. Non mi ricordo più di cosa parli, non ho neanche una trama a cui fare riferimento in questo momento perché non c'è nulla, quindi poi quando lo leggerò ve ne farò sapere qualcosa. Ultimi due libri acquistati perché ho trovato il reparto usato, ovviamente non potevo lasciarli lì e sappiamo tutti di che libri stiamo parlando perché ragazzi io li sto recuperando questi libri da un anno che li colleziono, che sto cercando di recuperarli tutti quanti e sappiate che uno è già in arrivo perché l'ho trovato sul libraccio, un prezzo super stracciato, non potevo lasciarcelo. Comunque quelli che sono riusciti a recuperare a novembre sono stati lui, Uccido sul ghiaccio. Non credevo di riuscire a trovarlo, tra l'altro è ambientato sul ghiaccio sotto Natale e dove stiamo andando adesso sotto Natale, quindi saranno le tue sicuramente di dicembre, lui è ambientato poi a Capco, quindi proprio ciaone. E sempre un libro della signora in giallo e sempre ambientato a Cabot Cove abbiamo lui Delitto con Charm, che tra l'altro è stato uno degli ultimissimi libri usciti, l'ho trovato usato, non ci ho pensato due volte francamente, anche se questo libro è scritto da Terry
Se mi seguite da un po' di tempo sapete che io e la Terry non andiamo molto d'accordo, però era un è il primo libro della Terry che leggo ambientato a Cabot Cove. E la trama mi ispira pure. Quindi ho detto, dai, una possibilità ancora gliela devo dare sta qua. Poi, sinceramente parlando, io lo leggo perché la signora è in giallo, non perché è scritto da Terry o da Donald Bane, perché anche Donald Bane a volte scrive delle cazzate. Quindi, ok. E quindi ho preso anche lui. E questi sono stati tutti i recuperi di novembre. Io mi sento veramente in pace con me stessa perché ho rispettato i miei parametri del mese. E intanto mi illumino di immenso. Ho rispettato appunto i miei parametri del mese. E spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se avete letto qualcosa che io ho postato, fatemi sapere, senza spoiler, cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!